Miseria, eccomi qua. Perché? Buongiovi! No, ti vedo in ritardo, Moro. Perché? Perché? Adesso non più, ma sono all'inizio. Magari eri un attimo spostato col cervello, Marco, eh? No, effettivamente sei in ritardo, non Ma perché? importa Come sono in tanto. Non lo ritardo? so, te Vabbè, parli e poi dopo a me fai. vedono bene. No, è giusto. E a me è in ritardo, vabbè, non importa. Amici, oggi ho la webcam vecchia. Ho la webcam del cacchio perché l'ho dovuta mettere qua, che sono con il brum. Ha avuto la brillante idea di rimettersi il volante attaccato all'omero, quindi stasera guida. Che idea del pazzo, Quindi ragazzi. sapete già venerdì, no, venerdì niente Formula 1. Sto No, dicendo perché venerdì Formula 1, ma abbiamo troppo. Ci sono 3 day one venerdì, quindi no, non abbiamo venerdì tempo direi per che non fare. abbiamo tempo veramente di No. fare un cazzo. Di tre Venerdì è un giochi, tutti e tre casino. interessanti, non è possibile. L'unico che può essere rinviato un pochino può essere Kirby, però. Diglielo a Marco che è in hype come lo Lo schifo. so, però vabbè. Cosa Si può non fare day one, abbiamo? ecco, diciamo. Ghostwire, Kirby E e Tiny Tina. è venerdì, porca Ma miseria. Io c'ho sempre in mente che è Kirby. giovedì, ma invece no, è Kirby dà venerdì. la merda a tutti quegli altri due che avete detto, comunque. No, Tiny Tina, io sono. No, C'ho anche voglia Tiny di Tina su un giocarci un iPad, sacco. no. Su un iPad anche Anche quello, però. Ghostwire, in realtà. Ghostwire non me ne frega niente. Cioè, in realtà sembra Sembra carino, però figo. non è roba per me, quindi non. Lo E c'è un guardo sacco, volentieri, dice. ma non. A proposito di Formula 1, Amici. oggi si non l'ho Allora. guardato, Formula Ha vinto 1 oggi. Leclerc, mi sembra. Gran doppietta Bravissimo. Ferrari, sì. Bravissimo Leclerc, Grazie fortissimo. Maniero. Non vedo. Grazie Maniero per i 52 month. Rinudate. Rinnovate. Rinudate. Oggi invece io ho guardato un pochino nella stanza di come dovrebbe essere tutto Grazie. quanto. Grazie Laura. Grazie Grazie Laura, via Laura e anche Pucci. Pucci. Ho guardato un po' il setting del nuovo studio, come potrebbe essere. Ho pensato anche che forse potrei non smontare l'enorme libreria che ho dietro, ma verniciare solo i cassetti che ci sono in basso, perché il brutto principale è quello che sono verdi. Bello, Verdi, come ma miei. smettila, Così Lizard. sei effettivamente una testa. Sei Rayman, così, Sono veramente. Cioè, effettivamente. è tutto Questo sei, adesso sei vuoto. proprio Rayman, non c'hai Fammi proprio nessun fare tipo di. forse. Aspetta, eh. Non ci arriva, vero? Non vedo tutta la webcam io. Vedere. Facciamo finta di sì, dai. Voglio Price. ancora vedere la gara, ma tanto ormai ho preso. È impossibile Come vederle, no, fai? queste cose. Come fai? Poi ultimamente la Ferrari mica fa sempre schifo, quindi è un evento incredibile questo. Ti sposto, mi Ultimamente, sposto. sì, gli ultimi anni, sì. Lo studio di Achille, no. D'altro, oggi ho provato appunto, dicevo prima, WWE e ho fatto Achille su WWE. Intanto entriamo, che Bello. facciamo. Sì. Ho provato a Sì. fare Achille, più o meno è venuto, eh. Più o meno è venuto. Poi, quando faremo WWE, ve lo faccio vedere. Dov'è? Che Non lo lo so. Adesso. faremo una delle prossime sere, visto che l'abbiamo preso, quindi. Sì, l'abbiamo preso, adesso lo scarichiamo, poi facciamo le Ah. Royal Rumble, facciamo gli Se eventoni funziona, potrebbe essere incredibili. quasi una serie più o meno fissa una volta a settimana. Però, Dobbiamo fare poi gli quanto eventi, sono cioè il main noioso. event con tutte le. Mamma E mia, il fatto amore, è che deve lampadine. andare, quello è il problema. Vediamo un Eh po', sì. vediamo un po'. Mal che vada, facciamo le cose per scherzo, eh. No, Fatemi in caso si sistemare. fanno le cose fatte dal PC e commentiamo. Grazie a Stanagassa. Mangio pili pipì. Perché si apro. Grazie, Se belli. apro Rinnovate tutti, Eurotrack amici. divento così luminoso. Lo chiudo. Perché? Ma che roba, boh. Aspetta, che questo qui è colpa perché c'ho appunto la webcam della Logitech. Secondo me va a scartavetrare Ma a me non lo le fa ste palle in cose. qualche modo con il volante. Fa vedere. Sì, vedi, prendi i settings. Ma perché devi prendere i settings? Ragazzi, come si fa a disattivare che ti cambia il profilo nel G-Hub di Logitech. Metto permanenti su tutti i profili. In teoria così. Vediamo. Aspetta, eh. Ok. Non sei più una Va lampadina bene adesso. che però che c'ho la webcam delle palle, però dai. Ecco qua, ecco qua. Ciao, ciao amici. Quindi Comunque sì, appunto, stasera adesso l'abbiamo preso, poi ci organizziamo, facciamo gli fammi eventoni, le Un Royal Rumble con attimo. tutti i nostri personaggi della lore termosifonica, del Thermoverse.
Voglio rifare Jingle Bell, voglio fare il trenino Marco. Non so come si possa fare il trenino Marco, non credo sia possibile, workshop, però... beh sì. Il trenino Marco, non so, beh... Come fai? Fanno le Jingle Bell probabilmente già l'hanno fatto, il trenino Marco, quindi... Allora, fatemi fare la Caro Venus. Host Convoglio. Tra l'altro tornerà incredibilmente Fortnite. C'era un oracolo, dicono. Ma ragazzi, ce l'ho laggiù l'oracolo. E niente. Adesso piano tornerà piano. Tornerà Fortnite. Ragazzi, avete visto che hanno realizzato la nostra richiesta di sogno? Sembra una cosa a tempo. Aspettate, però. Fatemi vedere. Sicuro. Celorgiu chiede, se vai con lo zoppo, impari a zoppicare? Evviva! Evviva? Scritto evviva lo scontro. Che comunque... Non so, cioè, forse viva e basta era un po' meglio. Sì, no, adesso domani mattina c'è sempre Moro. Sì. Tra l'altro, Vector, ti avviso, domani la live di mattina durerà continuativamente fino alle prossime 3 settimane. Praticamente non stacco mai. Dovrei esserci, naturalmente, ti avviso, perché giustamente siamo trasparenti, siamo... Siete entrati, entrate. Sarebbe figo organizzare anche un server privato di Fortnite. Però, cioè, lo avremmo, quindi si può fare. Siete entrati? Eccoci qua. Sto unendo. Cosa hanno fatto su Fortnite? Tanto semplicemente hanno messo la modalità che non si può costruire. Non hanno messo la modalità, è proprio la... Sì, non è una modalità. Il gioco base adesso non puoi più costruire. Ma... Ah. Per trama hanno tolto la possibilità. Per 10 giorni, hanno detto, non si potrà costruire per trama. Poi vedremo cosa succede. E probabilmente è un test per vedere la gente come reagisce a sta cosa, secondo me. Può essere, ma secondo me... Il problema è che hanno fatto un'altra cazzata. Hanno scelto proprio il tempismo sbagliatissimo per mettere una guerra su Fortnite. Visto che hanno introdotto i carri armati, tutte queste robe qua, e c'è una guerra civile. E hanno messo anche la skin di Putin, per dire. No, c'è Dottor Strange, però. Che cosa c'entra, però? A proposito di... C'è Dottor Strange. Vabbè, quello l'ha messo ma per 2000 chilometri li facciamo? Ce la facciamo? Sì, se partiamo subito, sì. Dai, Napoli-Brema, allora. Io invece sono andato a vedere, io non sono andato a vedere Cattelan, io ero a Milano, casualmente ho beccato lo show che stava facendo Cattelan per la sua serie TV. Eri a City Life, no? Sì, ero in via in Piazza Garolenti, veramente un sacco. E sono andato lì e casualmente siamo trovati lì, avevo appena iniziato. Intanto, Ma sei entrato dentro il centro commerciale? Perché lì è quel posto con lo giapponese che ti dicevo qualche settimana fa. È lì. No, non sono entrato dentro, siamo stati fuori nella piazzetta. Perché e lì, appunto c'è, lì c'è la dispensa Emilia e quel posto che ti dicevo. Sì, sì, no, ci siamo stati l'altra volta con Francia, ma non è City Life. Però. Cioè sì, è City Life, ma non sono entrato là. Lì in fondo, dove c'è la dispensa Emilia, c'è il posto giapponese che ho... Sì, ma l'avevo visto l'altra volta, sono passato, siamo stati alla... a dispensa Emilia lì, quindi l'ho visto. No, siamo stati lì appunto che c'era Cattelan e a proposito di Putin aveva fatto una battuta, cioè praticamente qual era il format? Non è che stava lì a parlare della serie e basta, a turno chi era lì nel pubblico poteva andarci anch'io, poteva salire e fargli una domanda, no? E lui intratteneva, improvvisava, tra l'altro è bravissimo, è una roba incredibile ragazzi, improvvisare, lui non so. Qual era il tasto per lo specchietto? Eccolo qua. E è salita una bambina, no? E ha iniziato a fargli battute, no? Eccetera, eccetera. E poi la bambina gli ha detto... perché lui gli ha detto, cosa fai tu nella tua vita? E la bambina gli fa, faccio judo. E subito Katra gli fa, come Putin? Come Putin? E ha detto, no! Mi ha fatto riderissimo perché, insomma, non è proprio un periodo per citarlo così con leggerezza. Ma 300 chilometri? Dove sei? Ma per arrivare a prendere dipendente, il coso? Prendilo, Lizard. No, dai, voi partite tanto, tanto vi raggiungo come l'altra ma volta. Ma smettila, ma chi no, la vuoi fare ridere? No, non sono la serie di Netflix di Cattelan, però... Tra l'altro l'ho vista tutta oggi, perché sono andato... Ieri, siccome l'ho beccata a caso, non è che mi ero preparato per la serie. Pelai. L'ho vista poi quando sono tornato a casa, oggi l'abbiamo vista. Molto carina, tra l'altro ve la consiglio. Passate così un po' di tempo. E più che altro... mi si vede, visto... E forse anche te ci si vede detto a tua su mamma, YouTube. Gli hai detto sono su in TV? Non è la TV, ma io come Marco, faccio? Ti sei già incastrato. No, eccoci qua. Però mi si vede, se andate sul canale di Netflix Italia, guardate lo show di Cattelan, ci sono ogni tanto dietro. No, c'è anche Franci, se vuole. Tra l'altro io ieri ho finito LOL 2. E ho riso veramente 2 volte, credo. 3 forse. Vedi.
non è che il pubblico sia abbastanza diviso sull'LoL 2. Alcuni l'hanno amato incredibilmente, altri l'hanno gli è rimasto un po' indifferente. C'è il fatto è anche Maccio che ha fatto i trailer, ma ha fatto gli stessi. Per forza, non è che... Ma li sanno tutti. Ma anche quelli che erano lì, anche i concorrenti, sapevano già come andavano. Cioè, erano esattamente gli stessi che faceva mai dire, cioè... Ops. Grazie, Warrior. Ah, ragazzi. Tanto ho questo carico di persone, oggi lo dobbiamo portare fino in Val d'Aosta. Di persone, no? Come di persone? Sì. E che è un pullman, è un pullman. Sicuro? Sì, sì. Ma vivono bene là dentro, tutti piccoli. No, ci mancherebbe. Abbiamo caricato per adesso 248 persone. Non c'è aria, non c'è acqua, non c'è... No, c'è. Allora, giro un attimo. Scusate. Eccoci qua. Mi raccomando le curve strette, ma non ci sono problemi. Col volante posso girare molto di più. Cos'è che è finito oggi, Vec? Che mi sono perso. LOL. Ma come l'hai finito oggi? Scusami, quando hai iniziato mi hai detto che ti mancavano due puntate, non l'hai vista fino adesso, scusa. Eh sì, come state? Eri più avanti di me, come hai fatto? E quando è uscito, tra l'altro? Ah, ti sei scordato. È normale, se vi scade Prime, l'abbonamento con Prime dovete aspettare una mezz'oretta, di solito. Poi ho visto anche un'altra cosa di cui parleremo più avanti, che è una serie animata giapponese di cui avevo preso il Blu-ray perché era in offerta, che si chiama Magnitudo 8.0. Ah, quella è famosa, sì. È molto famosa, no, sì, ai tempi... ai tempi carino. Era molto famosa ed è molto bella. Poi va bene, parleremo magari quando... sì, come voglio fare una live sui Blu-ray, poi parleremo in quella live lì. Franci, era un mare di lacrime. Proprio non è possibile. A singhiozzi. Porca merda, cosa fa questa Alfa Romeo? No, era molto toccante. Sì. Fate spoiler, chiaramente. Sono come state dietro? Tutto bene? Tutti a posto? Siete. Tenetevi forti. MK, grazie mille per i 16. Allacciate le cinture dietro. Mamma mia, non si vede nulla in alcuni punti, eh. No. Ho un braccio rotto, dice Huxley. Ma no. Ma sì, ma come è successo? Come è successo, Huxley? Fammi sapere, Guarda che mi preoccupo. Ehi, questo non parcheggia, sto scemo. Giovedì, se ricominciamo a fare le nostre live... Che buono, non perché dici una live su lettori Blu-ray? No. Perché non so, magari ti gira e vai avanti. Non è che mi gira e vado avanti, se è finito è finito. Non lo fai finire apposta, continui a cercare robe finché... Facciamo un backtracking, domani episodio backtracking, ragazzi. Facciamo una live di analisi del trailer di Hogwarts Legacy. Che tasto dovrò premere? Un'analisi frame per frame. Vedi questo. Penso che la farà anche Kalel, però la voglio fare anch'io. Anzi, è strano che non l'abbia ancora fatta, in realtà. Beh, magari lo fa in video. O l'ha fatto in video, non so. No, neanche in video. Arcadia. No, aspetta, perché Arcadia mi sta aumentando. Aspetta, che Arcadia... Ma questo Arcadia gossip! Ha portato avanti la trama della sua coinquilina. Questa cosa importantissima. È stata ricoverata in reparto psichiatrico. Dopo quello che mi hai raccontato ci posso... Ma aspetta, credere, io non mi ricordo cosa aveva fatto, però. Si tocca tantissimo, si masturba proprio in continuazione. Tutto il tempo. Marta is dead. No, ma adesso non è per quello, per carità, sì, uno può vivere la sua sessualità come gli pare. Ma lo fa davanti agli altri. Se diventa... No, è che è molesto per chi gli è intorno, perché finché uno si tocca, vabbè, uno faccia un po' come gli pare. Non so dove andare perché non mi fa vedere la mappa! Ok, devo andare a destra. Era uscita la multa, non vedevo dove dovevo andare. Non so le regole. No, Ele, non mi fa degli oracoli, sto guidando, ma che cacchio. Allora, aspettate un attimo. Sommo oracolo. Facci sapere, Arcadia, poi. Bene. Penso che lì si vergognerà mai di aver messo i Ferrero Rocher dopo le caramelle di carnevale di Fano delle palle. Quel pezzettino lì e sei proprio un pezzo di merda. L'altra mia conquilina. Non forzare. Ecco. Da un giorno all'altro è stato catatonico, quindi non rispondeva, hanno chiamato la... Ma è terribile questa cosa, Arcadia. Voglio piangere. Spero stia bene, comunque. Adesso. Mandalo in Giappone, che fa? Non me lo fanno mica i campionati di masturbazione. Pare ci sia, però. Ma chi è che mi sta continuando a mettere la multa? È dietro di me la polizia, non se ne sta andando mai.
Devo seminarla, via. Ma magari aveva, cioè, un altro problema che la portava a fare quella cosa lì continuamente. Perché non mangiava e beveva da giorni, ma si toccava come una forsennata. Cioè, non credo sia una cosa salutare. È come su Marta is Dead, che... Ma basta questa qui. Spoiler, come si finale, semina la quindi... polizia? Però vabbè, l'avete visto sul mio canale. Marta is Dead, alla fine c'è la tizia, no? Che alla fine lei si masturbava continuamente fino a squarciarsi la fessa. Nell'ospedale psichiatrico. Ah, faceva quello anche lei? Sì. Comunque spero stia bene. Con Elden Ring si uscirà il video best of. È un best of, sì, farlo. Certo che Arcadia, con tutte le coinquiline che potevi avere, hai scelto... Scelta lei. La creme della creme. Quella che si masturba continuamente, voglio io. Eh beh, oh, tra tutte quelle che c'erano nel libro delle coinquiline, potevi sceglierne altre. Esatto, Arcadia. Potevi scegliere quella lì che amava i manga? O quella come lì risposta, che aveva, leggeva troppo, però leggeva troppi manga e impazzita. Sempre la conclusione alla fine, poi è sempre quella. Marco, si toccava leggendo i manga, no? Sì, no, andava in sostituto. Io comunque credo che sono più avanti di Marco. Era già successo, non ho ancora preso il cambio. Preso da... Sì, potevano dirvelo, insomma. Un po' di leggero questo volante questa sera. Devo fermarmi e regolare il fermo catatonico. Oh oh. No. Credo di aver fatto casini. Che hai fatto? Non lo so, sento una botta, però non so. Adesso mi fermo qui sapere. Al reparto congruenze per sistemarmi il camion un attimo. Che... Non so, quando avete ritirato... Che sono spegnere i caloriferi. Quando avete ritirato il camion, avete visto che c'era una carriola, no? A un certo punto. No, non ho ritirato il camion. No, noi non abbiamo ritirato il camion. Vabbè, siete comunque partiti dall'azienda. Quindi... Ma non era notte, era completamente, completamente buio. Nero. Credo di aver incastrato la ruota dentro la carriola e non posso più uscire. Ottimo, ottimo. Bene, bene. Perché non prendi il lavoro da dipendente, Liezer? Fammi sapere, Dimmi, dimmi. Allora, facciamo un po' di così. Oh, cazzo. Un po' di così. Ma poi io sono un camion, dovrei distruggerla una carriola. Ma che cazzo? Ma come l'ha scritto Mark? Ma mi viene da svenire ogni volta che leggo Mark scritto così. E poi è difficile da scrivere CK. Ma no, è proprio così, è proprio sbagliato. È proprio brutto, te ne rendi conto scrivendolo che è brutto. E niente, devo andare via. Adesso vedi che ci raggiunge davanti a noi, ha saltato 200.000 km. No, non ho preso ancora il coso, il carico, quindi devo tornare lì. Com'è possibile? Come fai adesso? Devi rifare tutta la strada? Sì. Tra l'altro ho fatto un box oggi su Instagram di domande perché volevo sapere i manga quelli che vanno di più ultimamente, perché io mi sono fermato da un anno e più di leggere quelli nuovi, a parte My Hero Academia, ormai non è più nuovo perché l'ho iniziato 2 anni e mezzo fa. Quando è iniziato My Hero Academia? L'ho preso il day one dell'uscita io. Mm-hmm. E volevo sapere quelli nuovi, no? Però di tutte le risposte che mi sono arrivate sono o Tokyo Revengers o Chainsaw Man, sono tutte uguali le risposte. Infatti non ho neanche condiviso, sono tutte uguali, sono i due che poi qualcuno mi ha detto qualcosina, qualcuno non ha capito e mi ha detto Slam Dunk, vabbè, come se, a parte che a me lo dici, però vabbè, in generale non è proprio nuovo, però diciamo che in generale erano tutti Chainsaw Man e... ragazzi, io dove sono? Io mi sa che ho tagliato 200 km chiamando il carro. Ditemi che città siete. Hokkaido Girls. Io sono a Roma. Non so cos'è. Prendo uno da lì, va, perché faccio qui. Se passate... Aspetta, dov'è che si... Era Aprilia, ciao, Jergon. Ah, non mi ricordo. O le Leo, la là. Full Metal Alchemist, sì, certo. Aspetta, cos'è? Brema. Brema? Sì. Dal Werder Brema. Ma perché mi ha aggiunto? Kaiju numero 8 non lo conosco, cioè lo conosco di nome ma non l'ho mai letto, quindi non so. Io oggi risistemando un pochino di là, ho trovato i volumi di Berserk, ho il 2, il 3, l'8 e l'11. Ma perché li prendevi così? Vabbè, che no, anch'io le facevo queste cose. Mio fratello li aveva presi, poi vattela a vedere, magari l'uno l'ha prestato a qualcuno, vattela a vedere. Però mi piacerebbe quasi quasi... Sono tanti di Berserk, eh? No, lo so, però comunque... L'uno, almeno. Ma i Dress Up Darling, anche quello mi hanno scritto, anche quello lì. E anche quello non so cos'è, cioè l'ho sentito ma non so cos'è. Una volta mi informavo, ragazzi, poi è stato quel buco nella mia vita in cui ho smesso di leggere.
Oh shit, qui non si può andare da nessuna parte. No, 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 non era una cagata. Il buco nel senso che non l'ho più letto. Quindi hai detto che sei a Roma? Potrei prendere da Firenze. Ho letto cose americane, ho letto altro, ma non ho più letto male. Ho ripreso adesso. Cazzo sta prima? Leggendo Rocky Joe, però vabbè, Rocky Joe lo conosco già. Dove no, sta so che è spettacolare Berserk, comunque un po' lo conosco, però non l'ho mai detto appunto. Beh, Berserk è storico. Però non l'ho mai avuto fisico, Berserk, ho sempre stato Vectors. Grazie, Vec, ti amo. Grazie anche Top of Gaming. Finisci Black Orchid. Gianluca, sto anche giocando, io non ho tempo per fare tutto. Top of Gaming, grazie mille per i 33. Grazie ma mille. Ma dove sta prima? Non ho proprio fisicamente il tempo adesso, Gianluca. In alto. Danimarca, cazzo, forse? Tra l'altro il weekend non è che leggo tanto, quindi... Cioè, non leggo per niente, praticamente, quindi no. Non c'è. Se devi scegliere tra Chainsaw Man e Tokyo Revengers, tutta la vita Chainsaw Man, almeno è qualcosa di diverso. Sì, è praticamente un... cita anche un sacco di altra roba, Chainsaw Man. Eccola qua, in Germania. Dual cash, ma è una cosa legale. Hamburger, Hannover, ok. Vediamo. Non so se è una cosa legale. Monaco. Anche perché ai tempi io mi andavo a informare tramite altre cose. Ma di figo, Mark, c'è anche solo le... Ma solo Leveling non è vecchiotto, però, Mary. Non è proprio nuovo, nuovo. Rilasciato la Shueisha, ok. Niente, devo andare a Monaco. Ma io ho sempre trovato i miei nuovi manga da leggere in altre fonti, Silvio. Quindi mai in applicazione. Aspetta, però. Istrice, ok. Sì. Film da vedere... film da vedere. Inizio a piottare, ragazzi, adesso pian piano. Dipende cosa ti piace sulla pasta. Film da vedere. Ce ne sono un sacco. Stavo pensando ieri, no? Non c'è. Non c'è più stato nessuno che ha fatto. Mono, attento quando arrivi, Ma io sono davanti a te, Marco. Quando mi è successo che hai superato? Stavo pensando che non c'è stato più nessuno a fare i film alla Mel Brooks o Leslie Nielsen o robe del genere, o mi sbaglio? Cioè non sono mai più esistiti quel tipo di film con quella comicità. Secondo così. Me sono un po' invecchiati. E invece no. Secondo me sono, cioè, non te, piacciono te li più tanto al pubblico. Per i riguardi cazzo sono belli. Ma non dico che devono essere identici, perché non devono essere identici, però quella comicità spicciola, che però non è vero, perché non è Scary Movie che sono le scoregge e scopante, ma non è tanto, no? Quello è che non lo so, secondo me sono roba che ma si basano fa ridere su a noi che eravamo in quel tempo lì, che ci siamo più o meno cresciuti, no? Cioè su Robin Hood un uomo in calzamaglia ci sono i tizi del ghetto nel medioevo, che sono i neri del ghetto nel medioevo, ed è bellissimo, interpretato da neri, non è che stereotipo, però non è. È proprio un tipo di comicità, secondo me, che è, non so se i ragazzi. Perché noi ci siamo cresciuti e quindi ci piacciono. Ma non so se i ragazzi. Non deve essere da ragazzi, non era da ragazzi Mel Brooks. Allora, io mi ricordo una pallottola spuntata, quelli lì ai tempi. Non è. Allora, una pallottola spuntata. Grandi, non so quanto. No, però nel senso, come comicità non è uguale per niente. Mel Brooks però ci si può avvicinare. Balle spaziale. Non lo so. Balle spaziali, Robin Hood in calzamaglia. In realtà non mi mancano i film di Mel Brooks. A me minchia, sincero, sì. Però Balle spaziali. Cioè, non esistono più degli autori che fanno questa comicità spicciola, ma con un fondo non spicciolo come sembra. Io questi qua li rivedo tutti volentieri. Minchia, Dracula Morte Contento è una parodia di Dracula bellissima, Poi per carità, effettivamente Leslie Nielsen non c'è più. Ma siete ancora sotto? No, non c'è più. Ma Guida Galattica non è... Non c'entra. Che se intendi solo Mel Brooks è da chiedere a Mel Brooks, che da quello che ho capito mica era partito un po' di testa anche. Beh, no, vabbè, ma parodie comunque in generale, cioè c'erano anche... Perché film parodici...
Sì, però sono una comunità del cazzo. Sono tutti parodici. No, perché non è. C'è parodia e parodia. Perché c'è la parodia di Mel Brooks. La puntata è tutta una parodia di tutto. Sì, dei polizieschi è una parodia. Scary Movie è un'altra parodia, però non lo metterei sullo stesso... Scary Movie è 200 parodie diverse, perché cita un sacco di film. Non le metterei sullo stesso piano. Non so, a me non manca, però, ti dico la verità. Se facessero un film come Robin Hood adesso, avrebbero tutti arrestati. Ma io non me lo ricordo, sinceramente, così... Anche Benedetta Black è humor. Benedetta Parodi. Parodi e Marco, dai. Cioè, non me lo ricordo così. Mamma mia. Ma cioè, anche quelle battute lì, secondo me, non verrebbero troppo ben viste adesso. Anche ma se non erano, ma non c'era mica razzismo e niente. Ma io sono sicuro di no. Però non so come lo prenderebbero. Sono sicuro, io sono cresciuto pure io. Però. Ma come prenderebbero? Che? Cioè, cosa vuol dire? Ma io. Secondo me. Non lo so. Bisogna andare qui tre piedi di piombo. Ma in realtà, Siro, quella battuta lì non è una battuta per schernire le persone di colore. Tutt'altro. Però non credo... cioè, il fatto di dirlo non credo sia comunque apprezzato. Non c'è bisogno per forza di dire quelle cose lì, Sì, esatto. Cioè, è molto politically correct i film di Mel Brooks. Sono d'accordo. Non mi ricordo ci siano robe... Anzi... Cioè, era una parodia anche... Ma io sono sicuro era anche una... In realtà molte cose erano anche parodiche sul fatto di denunciare quelle cose lì. Appunto, ma per quello dico, non ci sono più queste persone che fanno ste robe così con la testa. Sì, esatto, era molto... No, era molto poco volgare. Non c'era niente di volgare con Mel Brooks. Cioè, il massimo della volgarità che c'era con Mel Brooks era Lady Marion di Batman, che aveva la cintura di castità di acciaio purissimo, però capisci che non è niente. Beh, la trina è tutto body shaming, però vabbè, quella è fatta apposta. Deve finire il carburante. Ma scusa, quanto me ne hanno messo all'inizio del... Marco, c'è il serbatoio bucato. Ma scusami, ma perché l'ho finito? Non dovrebbe essere calibrato per la missione. Si chiamava Lady Marion di Batman, sì. Quella di Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Cazzo, Menorio. Adesso devo passare un attimo. Ragazzi, se non avete mai visto i film di Mel Brooks, fatevi un recuperone, perché, vi ripeto, per me sono sempre attuali. Cioè, Robin Hood, un uomo in calzamaglia, mi sa c'è su Amazon Prime. Questa è la pula. Ma le spaziali c'è su YouTube. No, ma penso anche io quello che ha scritto la Ele, comunque. Mi trovo abbastanza d'accordo. Nel senso che secondo me i produttori cercano altro adesso. Semplicemente, cioè non infatti fanno tutti cagare i film comici di oggi. Cioè, ma a parte che non è vero che cercano altro, perché proprio di film comici proprio è difficile trovarli. Magari non sono. In realtà è proprio difficile trovare i film comici. Ho sbagliato a entrare. Il Neo del Principe che si sposta, cioè sono quelle cazzatine. Che qui. Oggi la gente dice: ma sì, che sei questa cazzata? Ma vaffanculo, vai. Stronzo. Ecco. More, non si può entrare di qui. Un uomo in calzamaglia. Che due maroni. Come faccio a fare? Ma passa di dietro. Hot Shot di chi era? Non credo fosse di Mel Brooks. No, non credo sia di Mel Brooks. Era cosa? Quello di 12 Men, come si chiama? No, sì, lui era l'attore Michael Sheen. Mi ricordo mai. Esatto. Però non penso che fosse proprio lui il regista. Non penso, no. Anche perché era bellissimo Hot Shot. Madonna. È vero che è quella comicità messo su Disney, no? Vecchia, no, non posso messo andare su Disney? Sì, per quello non ti ricordo che l'avevo detto che lo volevo rivedere la settimana dopo, l'ho messo su Disney. È bellissimo Hot Shot. Jim Abrams. Charlie Sheen, non Michael Sheen. Charlie Sheen era. Esiste un Michael Sheen, però mi pare. O sbaglio? Adesso che hanno detto Charlie Sheen, mi ricordo solo quello. Sì, è vero che il mercato era meno saturo, però. Che poi, per esempio, prima citavano, fanno 100 film con Ryan Reynolds e The Rock.
Io, a me piacciono i film di The Rock, però effettivamente ne hanno fatti 260. Vatti a vedere Red Notice. Red Notice a me non è quello lì, è proprio immondizia pura, porca miseria. No, non è considerato immondizia, no, però no. Non mi è piaciuto a me personalmente. Non è immondizia Red Notice, non è vero che immondizia, immondizia è ben altro, però a me non mi è piaciuto. Non è che se le altre sono è un altro tipo di immondizia, però no, no, ma perché immondizia è una cosa fatta male, non è fatto male Red Notice, per me è solo noioso. No, no, è scritto col culo, è scritto. Sì, i film di Ace Ventura è vero che erano, cioè se te li riguardi oggi erano un sacco sessisti, cioè Ace Ventura toccava i culi, era terrificante, i tempi andava bene, certo, ma lo va bene anche oggi se lo guardi con un occhio critico, con una mente aperta, però... È vero che era transfobia, cioè c'è Sventura la chiappa animale. Ho visto Gianluca, si basa sulla transfobia, anche... si basa. Sono anche capitato a caso nel cioè l'ho visto di persona a Milano che parlava dello show e è carino quello di Catlan, non è malaccio. Tiene grazie compagnia, memory. Vabbè, lui è bravo, è sempre bravo. Grazie 100 memory. Mi è piaciuto, dai, alla fine è divertente. È carino. Non è solo divertente, cioè, la parte di Gianluca Vialli che è anche bella, bella emozionante. Ma Gianluca Vialli football? Eh sì. Adesso ha raccontato la sua storia, mi ha fatto anche commuovere. Che sfigato. Quindi non è solo... Hai. Che pirla. Ogni tanto. Sensibilità, se metto sensibilità dello sterzo a palla, cosa succede? Non era così, devo tornare un po' indietro. Sì, sono di un altro periodo, tipo Sventura mi faceva morire da ridere, lo rivedo adesso, probabilmente mi metto le mani nei capelli. Ma per dire, Lovecraft, uno degli autori migliori di tutti i tempi, era un razzista pesantissimo, era. Però, signora macchina, devo... non mi rompo i coglioni, eh. Però se riesci a guardartelo, cioè a leggertelo, comunque riesci comunque a goderti le tue opere, anche se sei... Walt Disney, ragazzi, in realtà è quello che stanno facendo adesso con J.K. Rowling, alla fine, non è che... Sì. Che adesso no, però per esempio di Walt Disney... Per l'attrice, ma... Di Walt Disney, se leggi tutte le robe su di lui, c'è chi ne parla malissimo, sì. C'è chi ne parla benissimo. Probabilmente non sapremo mai alla fine cos'era Walt Disney. C'era del vero sicuramente in entrambe le cose, però vai a capire. Cioè Walt Disney poi è stato visto, tu pare di, senti Walt Disney dico, ma era un razzista, omofobo. In tante altre scritture che gli hanno dedicato viene dipinto invece come una persona stupenda, quindi boh. Io sono sempre stato ma magari faceva beneficenza in ogni caso, però uccideva i bambini, per dire. È andato tanti una persona bellissima può avere il difetto comunque, non è che non lo so Gianluca, quello dipende, quella cosa secondo me è molto soggettiva, nel senso che c'è gente che riesce a distinguere l'uomo e l'opera. Ah sì, Vector, tanti altri non ce la fanno, tipo io spesso se so che lui è un balordo non ce la faccio, ma dipende, perché Lovecraft il razzismo lo metteva nelle opere. Non è che era razzista fuori dalle opere che faceva, era l'opera che faceva, era pienamente razzista. In realtà c'è un'illazione quelle su Walt Disney, ma tanti lo dicono, tanti che hanno letto tante roba di Walt Disney dicono che in realtà non è vero, che era... viene dipinto malissimo. I cartoni Disney sono quello che ha, cioè sono ciò, le basi del patriarcato le hanno inventate le fiabe Disney praticamente. No, non è vero, no, però più o meno sì. Sono legate, come dicevamo prima, sono anche legate al periodo in cui sono state sì, fatte. Sì, certo. È normale che poi fortunatamente l'umanità sia evoluta in tutto, anche se ancora ci sono problemi, ovviamente. No, però per esempio io spesso era so razzista che anche fuori, ma soprattutto era razzista cioè nelle opere era razzista Lovecraft. Poi se fuori razzista, lì puoi anche riuscire tranquillamente a ci sta Gianluca. Grazie Nathan. Non fregarti niente. Grazie Nathan. Per quello dicevo è soggettivo, perché a uno può dar fastidio e a un altro no. Gianluca, ci sta anche il tuo ragionamento. Dici, io tanto devo vedere un'opera che non c'entra niente lui. Cioè, non c'entra niente lui, c'entra per forza perché è il regista, però magari non mette le sue idee nel film. Ci sta.
Però per esempio, se ascolto un rapper, un cantautore che so cosa fa nella vita reale ed è un disgraziato, non so se riesco a, a finanziarlo. Ecco, diciamo così. Però dipende. Grazie, dipende. Tezra, grazie Tezra. Grazie mille, benvenuto. O Uta, benvenuto. O Ut. Benvenuto. Ciao, 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 ben arrivato. Caravaggio era un assassino, ecco. Ci sta Rosa, ci sta. Ci sta Rosa. No, ma io sono d'accordo che non bisogna cancellare quel che è stato. Cioè, se Lovecraft era apertamente razzista, cioè, semplicemente io al giorno d'oggi devo avere la capacità intellettuale di capire che era un altro periodo, che lui era così, però posso godermi comunque il... Ormai non vedo l'opera da nessuna parte nella mappa io. Marco, perché sei indietro come le palle dei Ma cani. Sei sicuro di questa cosa? Marco, sono sicuro di questa Barbon, cosa. Grazie e non Barbon. Ci sei neanche allargando la mappa al massimo, mi sembra strano. Non è possibile. Per quello io sono dietro gli Ezer, sono. Gli Ezer lo vedi? No. No, non vedo neanche gli Ezer, infatti boh, sarò... Ma non, non noi mai... siamo a Milano, non so per... Marco, dove sei? E non so per... sto andando adesso, quindi sì, sono indietro. Ma non... strano, perché non ho mai sbattuto né niente. C'ho sempre il cambio più debole. WWE quando? Vediamo, non so se... martedì ma o mercoledì, direi. Martedì o mercoledì. Comunque no, dimenticare non bisogna dimenticare assolutamente. No, infatti. Le cose no, ma non è, non è dimenticare, non si tratta di dimenticare, si tratta proprio di cancellare. No, è sbagliato. Non sono d'accordo sul cancellare determinate cose. Perché appunto, perché se le cancelli senza... poi come migliori, come esatto, senza la storia, cioè se cancelli la storia, che cazzo di storia è? Non è storia, non è più storia. Anzi, però magari delle volte è proprio perché è stata storia brutta, e bene che non si dimentichi proprio per non farla ricapire. È quella che si se dice Trogen sempre dell'olocausto. Dici... Già, se Trogen ha fatto qualcosina di veramente carino come comicità, però altra era veramente solo becera. No, però sono quasi un'altra d'accordo. Strada. Vabbè, ma anche se ha preso un'altra strada, in teoria dovrei vederlo sulla mano. Fammi vedere. Cioè, sì, tu sei a Suzzara. Ma io ti vedo. Sì, ti sei vedo. Ma se l'allarghi ci vedi, Marco. Siamo a sinistra noi. Non vi vedo io. Ah, ecco, vi siete non dietro. Non dovevo uscire qui. Stavo guardando. Grazie Exilian. Vabbè, ma non sono così. In realtà siamo. Grazie dei due mesi, Exilian. Bentornato. Non siamo così distanti se guardi in parallelo. Sì. Sono indietro, ma non così tanto. Sì, siamo più o meno in parallelo. Siamo. Aspetta. Sì, ma io non ho preso per dove state andando voi. Infatti, stai facendo un'altra roba tu. No, ah, non è vero, no. No, ho preso lì. Più o meno dovrebbe essere la stessa direzione. Però mi fermo prima, poi ne prenderò un'altra. Io più di per me più di così non va il camion. 136. Scusate, sto guardando la cartina mentre guido, non si fa, ragazzi. Grazie anche a lui, grazie mille. Grazie Xillion, grazie a lui. Grazie a tutti quelli che stanno rinnovando, amici, che ci supportate sempre. Che ultimamente, poi vabbè, tipo sui film, a meno che non faccio una ricerca sul regista, le notizie non mi arrivano così spesso, sui cantanti sì. Sui cantanti, sarà che c'hanno più gossip intorno a loro, quindi se questa un cantante fa qualcosa di sbagliato lo so subito. Se lo fa un regista devo andarmelo a cercare o mi deve arrivare voce da qualche cosa in sei particolare. Sei tornata? Ah, grazie. Ma gli elevati li ho messi nella vostra vita? Ah. A nessuno frega più niente dei registi, no, non è vero. No, nessuno frega niente allora, dei registi, credo che adesso... A livello dei gossip capisco, perché hanno una vita forse meno interessante dei cantanti che fanno cose incredibili, penso, credo, non lo so. Ma credo al giorno d'oggi siano molto più vociferati i registi di un tempo. Cioè un tempo... Di un tempo, a voglia, sì, un sì, tempo sì. Te ne fregava molto meno del regista. Ma perché c'è anche più, ci sono anche più media che parlano di più cose. Ma il gossip oggi che la fa padrona, più che altro. Una volta il media era solo cartaceo, adesso c'è anche a livello digitale, quindi ha voglia. Poi dal piccolo blog alla rivista più famosa ti può parlare chiunque di qualsiasi cosa. Naturalmente anche, poi c'è... Cioè, io è naturale che segui, segui su Instagram il tuo cantante preferito piuttosto che il tuo regista preferito. Chi cazzo è che segue il regista preferito? Qualcuno sicuramente, però non è che è più difficile. A me capita di seguire più gli attori. Grazie, attori sì, Tommy Locke, che il me. Regista il regista sei due mesi, ma perché non ci penso, non tanto, no, ma non è normale non pensare perché non lo vedi nel film, vedi il suo tocco ma non è,
Ma però vediamo Peter Jackson, lo stimo molto, però non mi è mai venuto da dire, lo cerco su Instagram. Quei... Magari non ce l'ha neanche Instagram. Può essere, tipo Baggio non ce l'ha i social, lo diceva nella serie di Cattelan, eppure quando escono notizie di Baggio le leggo subito perché mi interessa, però effettivamente non mi sono mai chiesto, fammi cercare Baggio, non so. Del Piero sì, per esempio, però è anche un po' più giovane magari, ma poi è una visione diversa già, Baggio è più chiuso, più molto religioso, molto spirituale, molto nel suo paesino, con le sue cose. Marco? Mamma mia, non mi sono ribaltato per qua, non so quale miracolo divino io. Devi tagliarmi. Fatto così. Ma perché il cane è in emergenza? Sì, vabbè, e tu, nonostante tu mi tagliato la strada, sei incredibile. Ho il volante, di Ezra, dai. Ezra qui rallenta, che è pericoloso. Sì, ti vedo già sdraiato. No, no. Anch'io spesso mi dimentico di seguire su Instagram gente che seguo con la musica. Ma ci sta. Ragazzi, quando sono in curva, potete non scrivere in chat? Ma loro lo vedono dopo, quindi la curva l'è già finita. Anche se no, non, se vi leggo mi cappotto. Ma c'è scritto Fattoria Felice dietro, bello. È perché sì, siamo contenti. Ma diciamo, ciao, che macchina. Non ho fatto nessun incidente. A posto? Di quanto sei lento. Doveva succedere, ragazzi. Marco, ti sei accappucciato. Via. Vediamo dove mi porta. Ti porterà a Milenus. E non gira più. Ma perché una certa non mi gira più? Ma che non gira, che vai veloce sbandi. Ma se non vado... Allora, vado al massimo della velocità, sono comunque chilometri indietro. Se vado... Non c'è verso. Se vado veloce mi accappotto. Se non vado veloce rimango indietro. Non si può fare niente. Dov'è il telepassato? Posso fare anche così. Fium, fium, fium. Oh, fermo. Ma gli Ezra piotta perché c'è il camion suo. Sì. Gli Ezra batte forza più veloce. Il doppio vado, dico. Sì, doppio, ma veramente il doppio. Comunque, amici, domenica prossima facciamo una tier list, insieme. Voi dando lo stronzo, dando lo stronzo a me, solo perché non so... Cioè... apposta litigare. Gli Ezra, stammi a sentire. La gente non voleva che mettevo... In Sium il Tronchi. Sium è buono o cattivo? È il top. Ma deve essere top. Buono Sium. Sium va benissimo. Tu hai messo però A o B, non mi ricordo, il Ferrero Rocher. Lì sei proprio uno stronzo. No, non è. No, ho messo A, li ho messi. Ma va bene, devi mettere Sium. No, perché c'è Raffaello. Ma Raffaello lo preferisco meno io ai Ferrero Rocher. Per quanto mi piace il cocco, Anch'io lo preferisco meno. Mi piace un sacco il cocco e mi piace un sacco Raffaello. Però forse il Ferrero Rocher è qua così. Vabbè, dipende. Dobbiamo trovare una tier list che sia fattibile. Però la gente ha detto il Tronchi sa di cartone. Sai la bocca che sa di cartone, hai capito? Il Tronchi, anche proprio come comodità e tutto, è il top del top. La Camilla l'ho messa. No, allora. Secondo me non è così sbagliato comunque. Cos'è la Camilla? La Camilla è il plum cake alla carota, praticamente. Non credo l'avevi mai mangiato. Il plum cake alla carota? Il plum cake l'ho messo in Sium. Plum cake. Oh, inizia a piovere. Sì, piove. È una buona merendina il plum cake, a me piace. Però forse, ecco, forse il Sium no. No, ecco, io c'è una cosa che preferisco al Tronchi, forse, che il Duplo. Perché mi piace l'idea della nocciola dentro. Ma io quelli l'avrei messo tutti S. Quelli l'avrei messo tutti S. È il Duplo, a me piace parecchio. Però ecco, la gente si è lamentata anche che il Duplo è peggio del Bueno. Ma che dici? Sono d'accordo. No, è meglio il Duplo. Meglio. Certo che è meglio. E il Bueno molto con la nocciola è... Il Bueno mi piace, ma non c'è la nocciola, quindi. Orca bestia, piove, ragazzi. Lo metterei altissimo il Bueno, ma il Duplo di più. Non è che ho detto mi fa schifo, a me piace molto il Bueno, però dai, il Duplo è una Bueno, ma poi Marco ti si sporca le dita. Cioè, se mi devo sporcare le dita, almeno. Vabbè, quello può succedere in tutte queste cose. Se lo tocchi, lo fai sudare. Ma che ci sia la nocciola dentro, almeno. No, ma infatti sono d'accordo io. Sono d'accordo col Duplo. Cosa c'è? Oh! È un deficiente, l'ho visto. Duplo, dai, il Duplo è veramente buono. Mi dà proprio gusto a me. Beh, rimani lì, carino. Ora si è accappottato, dai. Rimani lì che arrivo. Grazie, Marker, e grazie, Felix. Grazie, bellissimi, grazie mille. Sto arrivando, rimani lì, rimani. Così ti vedo. Il Duplo sa di cacca, Rosa. Non so che Duplo abbia mangiato tu nella tua vita. Il Duplo sa di? Di cacca, detto. Non so. A parte che cosa c'hai, 5 anni, Rosa? Non di sa di cacca. Adesso mi spieghi. Sa di cacca, ma senti questa. Ah, comunque sì, possiamo fare una tier list, spero, boss.
Cioè, se volete rifacciamo anche la stessa, eh? No. Semplicemente io non... Ma dipende se la vogliamo fare come media di noi tre o come... Ma come dobbiamo cazzo? Farla come media, però. Ma com'è possibile che... Dobbiamo fare una media... Tipo, se uno lo vuole mettere in su, l'altro in B, dobbiamo trovare un compromesso. È in piedi, come cazzo? No? Eh no, devi rilasciare perché qua è bloccato tutto. Che si può fare la media di tutti e tre? Cioè, vediamo un attimino come... Vediamo l'orgio. Boh, per me prendi le fare. Distanze, c'era scritto. Io volevo fare... Adesso comunque adesso inizio nel martedì a fare quella dei Pokémon, l'ho già detto. Appena finiamo un Brospins. C'è da fare la live sui fumetti e la live della tier list dei Pokémon. Tra l'altro penso che la prossima volta che mi scrive Fantasia mi faccio mandare anche qualcosina dei Pokémon, non solo di me, di Yu-Gi-Oh! Se è possibile. Voglio potremmo, sarebbe figo magari dividere. Però di chi? Non credo che lo possano fare. No, non si può fare, gli esatto, lo dico già io. Mandano un pacco e basta. Questo martedì fai sui fumetti. No, devo finire unpacking prima. Poi chiaro, se lo finiamo alla prima ora, alla seconda ora magari facciamo già qualcosa di... E che vorrei farci la live apposta. Non vorrei dividere la live dei fumetti. Anche perché probabilmente scriverò prima parte. Ci saranno altre parti, perché è impossibile fare una live sola. Per forza tornerò sull'argomento in futuro. Anche perché banalmente ne leggo altri e ne escono altri. Poi mi servirà un'altra libreria, ma questo è un altro discorso. Ti do la mia, Marco, te la vendo. Sì, ma non c'ho lo spazio dove metterla. Ti ringrazio, ma non, l'appendi, non so proprio dove. La devo appendere perché... Infatti pensavo oggi a delle mensole, ma anche quelle bisogna vedere per... Il muro è quello che è, lo spazio nel muro. Oh, martedì che sarà sicuramente alle 14. No, beh, sì, se Moro domani finisce sarà... Sì, 13 e qualcosa. 13... Di solito parto alle 13 e un quarto, 13 e 20. Anche prima, delle volte. Ti hanno detto perché della Laura sotto al letto di unpacking? No. Non mi pare. Spoiler. Non me lo dite. Exiting. Sì che finisco domani! Domani finisco! Altro devo finire alle 13.30 domani perché Gianluca poi va al lavoro, non vuole... Voleva prendersi il giorno ma non gliel'ha andato, sto sfigato. Oh! Stiamo consegnando... Moro sta consegnando persone. Sì, no, ci siete voi. Nel mio rimorchio ci siete tutti voi in chat, ragazzi. Io sto consegnando taralli, ma nessuno di questi è in una busta di plastica per l'ambiente, quindi sono tutti accatastati... Così. Busta di plastica per l'ambiente? Se mai è contrario, sì. È meglio che non siano nella busta di plastica. Appunto, non ci sono le buste di plastica Okay. per l'ambiente. Ah, ok. E sono tutte rovesciate nel camion così, come viene così. Ramonza, mi sostitui? Vuoi guidare? Io sono tra i taralli, confermo. Rosa, come me ti sei imbiancata? Ti sei imbarcata? Quando è che sei scesa, Rosa? Imbiancata non era proprio bellissimo. Non pensare subito agli spermatozoi, Franci, che mi guardi. Ti imbiancata al posto di imbarcata. Sono di nuovo a Milano io. Marco dove sarà? Ma Marco, dove cazzo sta andando a Innsbruck, Marco? No, sono qua. Vabbè che io sono andato al meccanico, però magari mi sta facendo fare una strada diversa, Siamo tutti completamente lontani dagli altri. Ma perché abbiamo fatto... Cioè, io ho fatto l'incidente prima. Anche Moro, quindi. Per forza siamo in due punti diversi. Il bundle con 100 giochi devo farlo capire. Siamo appena fermati la sì, prendetelo, quello lì l'ho messo sul gruppo dentro? Di sub. Ci sono un sacco di giochi, tra cui tipo Metro Exodus. C'è ma di Humble Bundle adesso? Perché proprio, prima era di Itch. No, questo è proprio di Humble Bundle. Sono un valore minimo 32 euro, mi pare. Però un valore totale di 2000 euro. E tutto ricavato va in beneficenza per l'Ucraina. Carina come cosa, molto carina. Ci sono anche fumetti, ho visto, ci sono anche un sacco di roba. Ma quelli digitali, che palle. Grazie, Carechi. Ci stanno, non è che ti possono spedire a casa. Cioè, sì, potrebbero, ma è un casino. Mi sdraio un po', ragazzi, mi faccio una pennica, eh. Oh. Prima tutto il camion, molto bene. Aspetta di qua. Ma che pilota, eh? Tutto a posto dietro? Ma che poi sono fumetti in inglese, giusto? Ci sono anche software, tra l'altro. Beh, sì. Però c'erano un sacco di giochi molto interessanti. I fumetti dei leggi tranqui in inglese. No. Oddio, più facile dei libri, sicuramente. Quello però comunque lì. Non. No. Per chi può lo faccia, perché comunque sono un sacco di giochi e va tutto in beneficenza. Quindi. Vector va messo il link. Senza il nostro referral. Vector per m'ha bannato. Vector, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo.
probabilmente ce l'abbiamo, perché penso ce l'abbia chiunque, però. Metto il cruise control e mi faccio un assonno. Ho fatto un errore tattico. Ma la risolvo subito. Oh, svegliatemi quando c'è la curva, però, mi raccomando. Qua. Che pelo, l'ho preso, niente. Quanto manca? 974 km, non ce la faremo mai. Guarda, mamma, senza piedi. No, un po' di musica, niente qua dietro. Non ce l'avete mica la radio dietro. Cioè, faccio, accendo la mia a palla per farvela sentire dietro. Mi stordisco. Torna ancora, Ori. Ma che prosciutto, mamma mia. È un gatto, semplicemente. Dillo a JD, è un gatto. Ieri l'abbiamo trovato. Oh, puppa! Puppare? Dicevo. No, vabbè, niente di che. Dicevo, l'abbiamo trovato ieri appeso alla sedia, che si era incastrato con, con gli artigli, con la faccia da pirla, con le orecchie schiacciate. Ma d'altronde sono gatti. Sono stupidi. Oh. Ragazzi, è successo niente comunque, Chi ha vomitato? Pulite comunque. Qualcuno si prenda la briga di pulire il vomito, che quando scendo poi non ne voglio sapere niente. Il Ramonza, cacchio, fai, dai, vai a pulire il vomito dietro. Dai, prendi aria, Felicotto, non ti preoccupare. È vero, il Terzi Cristalli, grazie come avete detto. Giusto. Giustamente da dietro voi vedete. Io sono tutta rotta, voglio i miei soldi. Ma quali soldi? È pieno di Duplo. Che palle, Rosa. Mi manchi, lo dicevo... ci sono. Guarda, lo diceva Franci che mi manchi, Rosa. Manchi molto. Sai che Rosa potrebbe andare perfettamente d'accordo con chi? Prova a dire, Marco, con chi potrebbe andare perfettamente d'accordo. Con un sacco di gente. Della nostra chat, intendo. Con Sior. Con... No, con Sior. Chi è che sta d'accordo con Sior? Allora, Arcadia? No, con Akane. Secondo me sono la stessa persona. Oh, oddio. Vivono delle stesse figure di merda. Degli stessi momenti imbarazzanti. Può stare, ci può stare. Secondo me sono la stessa persona. Io non. Come? Oh, anche lei lo diceva a te. Non mi risulta a me questa cosa qua, Rosa. Io sono a cane. Siete veramente due. Ma sei a cane, è una penna. Una penna? Non era quel gioco per farti bestemmiare, no? Era o cane, però dai. No, Marco, non era così. Ah, scusate. Lo farei simpatico con il giovanotto, ma. È vero, scusami, Gianluca. A Sassavedde, secondo me è uguale a Cane 22. Era Cane 22, c'era un'altra lettera forse. Esatto, no, ma non era, per fare, sì, era per ridere tutti insieme del fatto che non si diceva, non per. Gianluca, se puoi non urlare a metà e metà no, grazie. Grazie. Però è vero la cosa che ha detto Gianluca, che ormai non ce ne rendiamo conto. E poi dopo non, la gente che ci segue pensa che siamo pazzi, che parliamo con nessuno. Capito, Aerojet? Cambiati il nome, chiamati Gianluca. Soprattutto i tronchi gli piacciono. Quindi gli piace molto anche il Colorado Bo. Non mi ricordo, Akane aveva i gran gusti di merda però nella tier list, quindi... Manco mia madre mi chiama Gianluca, come ti chiama? Ti chiama Aerojet. Marco, oggi non ti rispetto, va bene, Roger, fai come ti pare. Io ti dico le cose carine, tu mi insulti. Whisky and soda. Taratara. Taratarata. Taratara. Cosa vuol dire? Anche perché ti rispetto è rigorosamente a 90. Cosa vuol dire? È una citazione a Korn. Giustamente, però. Nel contesto. Senti, mi trembano le bombe. No, no, non sei a cane, Rosa, mi dispiace. Un gattino picco! Mi sono ribaltato. No, Marco. Marco, cosa fa quel gatto piccolo lì?
Toglilo. Sono ribaltato, ma chissà dove mi fa spawnare. Con quelle zampe piccole da stringere. Bello questo grasso! Vabbè. Ramonza, perché tu non me lo porti mai qua, JD, che lo voglio far vedere in live? Ma guarda che stronzo che sei! Ah. Aia. Allora, fammi mettere il culo addosso. Ti ho lasciato. Sì, non sì, è poi. Vero. Ah, mi ha crashato il gioco! No, Marco, porca paletta. Ma dai! No. Uppe la live. Ora mi ero portato dietro il cane, non so che fine abbia fatto. Non è che all'autogrill l'hai attaccato. L'hai attaccato al baule. Quando alla fine di ringhio. Oh! L'unica soluzione è mangiarmi una caramellina style. Ma a parte, scusami, ma che indicazione è XXX? E poi ho appena toccato. Il mio piccolo, piccolo grassone. Io lo mangio tutto. Lui è un gatto bello carino. Me lo metto sul pistolino. Sì, sì, sì. Aia, aia. Poi dice che non si era ammollito verso i gatti. Guarda la telecamera, Ori. Guarda la telecamera. Ori, guarda la telecamera. No, vuole Saluta. Giocare, vuole giocare. Saluta. Guarda che faccia piccola che ha. Mi avrei di... Guarda, pem. Guarda che mozza che c'è qui. Guarda che mozza. Ti stai perdendo Ori. Andiamo via. Gatto bello della terra dopo di me. Come si riparte, continua, ragazzi? Sì. E vuoi stare no. con GD in live o fai la cosa mia in live? Non vuoi, quindi devo togliere i peli. Peppe, Marco sta facendo la muta, Ori? No, no, lui bene o male i peli sempre uguali. Si sposti, macchina, devo passare. Ne perde, cioè io l'unica altra esperienza che ho è Gigi e Gigi ne perde di più, per esempio. È il pelo più lungo, Gigi, sì. Cioè, JD è veramente un merda adesso, porca miseria. Non togliere i peti. No, lo metto sul pistolino perché faccia la rima. Lo appoggio, quando lo appoggio. Ma che sta viaggiando con noi ora? Vabbè, accoglietelo, che era qualcuno che conoscevate? Fatto pipì? Non pipì nel senso che ha pisciato, no, pipì il suono. Ma adesso vi seguo in live. Vi seguo in live. Il sebo è quello di... non arriverà mai a destinazione. Mancano 780 km. Appunto. Vabbè ragazzi, dai. Amici, tra l'altro, dove arrivo, arrivo. Siate fieri di me. Sto continuando One Piece. Mi sono ricordato, dopo aver finito tutte quelle altre cose che vi ho detto, ma sì, continuiamo One Piece. E l'ha fatta Gianluca alla fine, vedi? Marco stava per fare una citazione a One Piece. Ma come hai fatto a scriverlo mentre prima che lo dicevo? Incredibile. Gianluca, scusami, ma è incredibile questa cosa. È come la tra l'altro il meme della citazione di One Piece non me lo dicevano da almeno una settimana. Ma adesso proprio parlando effettivamente di One Piece. A Sebo lo sapevo. Ah, vedi. Otaku, grazie per i 41. Non sempre all'isola degli uomini pesce, non è che adesso ho visto il 90 episodi. Sebo è uno degli uomini pesce. Si chiama Sebo? No, lascia perdere, mo. Allora, gli occhiali sono puliti, perfetto. Perché devo lasciar perdere? Lo so io. Poi ti racconto. No, non voglio più sapere. Tra l'altro, amici, ieri sera abbiamo visto un film bellissimo. Come si chiama? Night... Before Christmas. Nightmare Alley? Porca bestia, ho sbattuto. Quello cos'era? Su Disney Plus era. Sai che credo di averlo già visto. Con Willem Dafoe, Bradley Cooper, il protagonista. Aspetta un attimo, mi sa che l'ho visto per davvero. Pensa che mi sono addormentato. Dura 2 ore e mezza il film, dura veramente troppo. Quello di Del Toro, esatto, di Guillermo Del Toro. Mi sono addormentato a... Ah no, non l'ho visto. Lo volevo vedere ma non l'ho visto. Tre quarti d'ora, un'oretta forse. Quello con Emily Blunt. No, Emily Blunt, scusami. Emily Blunt.
Come si chiama lei, la bionda incredibile, chi? Fantastica? Runeimar. Comunque, no, Kate Blanchett. Mi sono addormentato tipo tre quarti d'ora, un'ora. Mi sono risvegliato sul finale. Moro, scusami. Mi sono svegliato sul finale. Penso di non essermi perso niente di tutto quello che c'era in mezzo, comunque. O almeno il finale l'ho capito tranquillamente, perché si capiva già dall'inizio. No, Cir, non dicevo. Era un pochino stare. Inutile. Peccato perché. Bradley Cooper, a parte che è veramente un figo in questo film. Beh, è bellissimo. Anche solo William Dafoe, io lo amo qualsiasi cosa fa. William Dafoe non è un figo, è bravissimo come attore. Ha il suo fascino. Dico, Bradley Cooper è un bravissimo attore, ma è anche un figo della Madonna. E con William Dafoe hanno fatto. Cioè, gli attori erano tutti. Cioè, è una casa in Italia, William Dafoe. Era tutto molto bello, però peccato per la trama che era un pochino. Dopo uno, mi sono addormentato perché minchia. Passo qui. Ragazzi, tutto bene dietro? Se Rosa ha detto che è bellissimo, mi sa che non ci siamo però. No, no, non so se hai sposato con un'italiana, sì. Ma sì. Chi da fo? Ma io penso, io sapevo solo della casa. Parla anche italiano, parla lui. Parla abbastanza bene. Sì. A Roma, mi pare. Vabbè, alla casa Roma. Zoe Saldana invece è sposata con un italiano, anche lei parla molto bene italiano. Sempre rimanendo in ambito MCU. A me Dafoe, io lo trovo affascinante. Un uomo affascinante, non è un bell'uomo, è un uomo affascinante, secondo me. Quello sono d'accordo. Mi si è spento, ecco. Poi è molto, cioè allora, delle interviste che ho visto mi sembra un uomo buono e intelligente. Mi dà da come parla, mi dà l'idea di essere un uomo molto buono e intelligente. Guglielmo da fuori. Buonissimo quando fa. Vabbè, adesso Rosa. Oh, ma potrà avere i suoi gusti? Che rompale. Sono brutti, però. Ma parla dei suoi. Mi sgrida, perché mi sgrida? Ovviamente sempre Marco a imprimere i tuoi gusti e le tue scelte sulle persone. No, non fare il bastardo, tu che eri d'accordo con me. Non fare il bastardo, unisciti, non fare quello contro. Anche io. E caculo comunque. Plot twist, Dafoe è nel camion con noi. Era quello nella macchina di prima che l'abbiamo caricato su. Ecco, io adesso ora che l'ho difeso William Dafoe, ho detto che è molto. Come si preme il clacson? Sì, esatto. Eh? Lei si insulta sempre. No, il clacson, ragazzi. Inizia a fare con non mi pare di aver mai fatto così. E poi Marco, dimmi se non sono d'accordo. Ho messo in Muis le Kinder Brios. Muis è la. Devo dire, dimmi se non sono d'accordo. Dimmi se non sei d'accordo con me, okay. No? Hai messo che in Muis le? Le Kinder Brios. Oddio, sono vuoto. Sono le merendine quelle con l'albicocca dentro. Sono tipo le Kinder colazione più. Cioè, buone no, ma Brios. Non da metterle a zero. No, sono da mettere a zero perché tu, Liezar, dimmi. Quando le hai mangiate, allora, se le hai mangiate. Quale dici, però? Quelle alla vaniglia. Quelle alla vaniglia o quelle con i. No, quelle all'albicocca, Marco. All'albicocca non le ho mai mangiate. Ma c'è un motivo perché non le hai mai mangiate. Io mangiavo quelle marroni con la cioccolata. Perché si prendeva il cioccolato direttamente, perché è ovvio. No, sono buonissime anche quelle alla vaniglia. Ho visto che ce n'è anche un altro misto cacao e latte, ma non l'ho mai mangiato neanche quello. Comunque, quelle alla. Quelle lì. Cioè, sono buonissime le Kinder Brios, quelle all'albicocca. Sono incredibili. Però purtroppo non lo puoi sapere. Cioè, voi non le avete mai mangiate da piccoli, le Kinder Brios con l'albicocca? Eh no, io quelle, ti ho detto, quelle al cacao. Mi ricordo di averle mangiate. Che praticamente te apri il pacchetto e esce fuori del fumo. O della satica per terra, la sabbia per terra. Le cose chimiche per tenerle conservate. Non è vero, quella lì niente l'hanno usato perché.
Non lo so, io con la marmellata, con la cosa non, li ho, non mi ricordo di averle mai mangiate. Che spesso quelli te le davano, no, per merenda a scuola. E te a ricreazione aprivi lo zaino, ti arrivi fuori questa bustina di questo sacchetto di plastica completamente disintegrata dentro la merendina. Dentro. Non c'era... E te le sniffavi. Beh, l'unico, l'unico, cioè, l'unico modo di mangiare era quello. Era. Vabbè, oh. Magari c'erano bambini che volevano essere, volevano mangiare in maniera divertente, le mangiavano così. A me restava intera, ma che cazzo ti credi? Allora, a me le merende, quelle che base che mi compravano i miei, erano le Kinder, queste qua, però al cacao, i flauti, quelle lì sono le colazioni più. Sì, esatto. Poi c'avevo i flauti, i flauti che sempre flauti al cioccolato, e i saccottini. In realtà i saccottini li mangiavo sia al cioccolato che alla marmellata, dipende come li compravamo. Ma mai, ma mai quelli alla crema, giusto? Non l'ho mai. So che esistono, ma non io me li avevo mangiati quella alla crema e penso di non avere un ricordo più brutto di quello. No, la crema non. Ma io le robe alla crema, ti dico la verità, non è che le abbia mai prese troppo, le merendine alla crema. Però so che poi voi volete farne due categorie diverse, ma la mia, se devo parlare di merendine del pomeriggio preferito, è sempre la Kinder Pinguin. No, me c'erano anche quelle, c'erano. Però la Kinder Pinguin per me non le ho messe in Sium. Tra l'altro io sono uno di quelli che le ama anche al cocco, quindi mi mamma va bene mia, quelle le ho messe in Muis subito, Marco. No, no. Insieme alle Maxi King. Quelle non mi viene in mente cosa sono. Erano quelle col caramello dentro le nocciole fuori. Quello caramello non me le, non credo di averle mai sapeva mangiate. Di polistirolo di gacca. Però Kinder Pinguin al cocco è normale, le amo. Per me adesso sono ragazzi, top. Ragazzi, prendo velocità e mi spacco contro qualcosa, eh. Sì, perché tanto non arrivi comunque alla fine. No. E sei l'unico che rimasto dentro. Cos'erano? Ah beh, a me piace molto anche il pan brioche. Quello... No, come si chiamano? Pane choc. Pane choc, mi piace. Aspetta, molto. Il pane choc o le... No, no. Il... Le colazioni piuma, quelle il, col cioccolato no, dentro. Il pane choc, quelle a scacchiera, mi piace. E quello lì è incredibile. Quelle lì le ho messe sopra. Quella lì è la giusta evoluzione del... della colazione più. Sì, no, queste mi piacciono un botto. Che io quello maledico che non l'hanno inventate prima. Questo veramente io a scuola mi sarei ammazzato. Ma perché quando andavamo noi a scuola c'erano le 4 e basta. C'erano pure le sorpresine ai tempi, quindi le avrei prese sia perché erano buone sia per la sorpresina. Veramente quando andavamo noi non c'era niente di varietà, c'erano quelle 3 e basta. Adesso ce ne hai quante le vuoi. Ci sono le brioche della Milka, lo sto scoprendo adesso. Io avrei detto rosa più quando le scoppi la componente ludica dei. Io ma devo sai assaggiare. Che... Stavo pensando che non li mangio dall'epoca, cioè dalle mie. I flauti si mangiano solo quando vai a scuola, poi non conto. Non ho mai più mangiato i flauti. Terribili, erano un po' chimichini. No, sì, no chimichini, avevano. Dai, perché non era. Il problema non era la cioccolata dei flauti, ma era proprio l'impasto che sapeva di plastica. Erano molto chimico il flauto, sì, quello me lo ricordo. Meno del, cioè più del saccottino. Il saccottino era chimico, ma molto meno del flauto, secondo me. Il flauto aveva proprio quella, aveva quella texture luminosa, tu lo tiravi fuori, lo mettevi contro luce e ti cercavi gli occhi. No, il problema è che diventavano cazzettini spiaccicati, rosa. Kinder Delice. E del dei pangoccioli, quello è il problema. Buono, Kinder Delice. Che i pangoccioli sono questi panini bellissimi, incredibili da vedere, sono una maestosità, però tanto li danno i bambini a scuola. Le tegoline ce l'hanno nel. Esiste il tegolino al massimo, sì. Ce l'hanno nello zaino. Sì. Poi quando la tiri fuori non è più un panino tondo bello perfettamente, ma è uno scroto grinzoso terribile. No, no, sto perdendo velocità. Tegolino, ragazzi. Ho pensato tipo a delle vallette degli anni 90 degli show. Tipo le tegoline arrivavano queste in gonnella. Plurale, no, la Kinder Delice è molto buona. Non la mangio così, cioè non la mangiavo quasi così spesso perché l'ho scoperta tardi, ma è molto buona. Anche la Kinder Paradiso non era per niente male. Molto buona anche quella. Grazie Dario Hübner. Tutte dietro la, per me però queste qui sono tutte dietro al pinguì. Cioè il pinguì è il mio preferito, non ce la fa. È proprio se tu mi dai 200 pacchi di pinguì, io muoio. Io me le infilo tutti in bocca veloce, metto tutto sporco di cioccolato e muoio. A noi le tegoline sono i fagioli. No, basta dire che da voi una cosa è un'altra cosa. Io veramente vi denuncio tutti in Veneto. Io ti avviso, faccio una denuncia al Veneto. Proprio a tutti, anche quelli cazzo che non c'entrano. Le tegoline sono i fagioli. Le tegoline sono i fagiolini, che non so. Fagiolini sono i fagiolini, basta. Non so neanche cosa stai dicendo, neanche così, che me l'hai detto. Ma che cazzo, sì, il Kinder Paradiso l'ho messo in Sium, l'ho messo, rosa. Stai andando, Ori? Che il Kinder Paradiso soffre dello stesso problema della Kinder Ori. Brioche, ma giustamente te l'hanno incartato con un'impalcatura per non farlo distruggere, e poi nonostante la possibilità di morire,
E comunque lo accetti, rischi perché è troppo buono. Per ma non cosa rischiare. C'entrano i fagiolini? Adesso quando trovo un'infessatura per andare dall'altra corsia. Tegoline in Veneto sono quello che in Italia chiamate fagiolini. Ma cosa c'entra? Italia, perché il Veneto non è in Italia. Ma cosa c'entrano con le merendine? Scusami. I fagiolini sono i fagiolini. Sì. Ma cosa c'entra con la Kinder Delice, col pinguino, con la flauta, scusa. Sì, oh, per favore. No, è che le tegoline... Uno le ci prova, non so, lui gli piaceva... Io pensavo in a scuola gli davano da mangiare i fagiolini conditi con un po' di olio e il sale. Sono confuso, vabbè. Sei confuso, mi sono confuso anche io adesso. No, comunque, il tegolino lo mangiavano tanti miei compagni, eh. Anch'io l'ho mangiato qualche volta. I Bondi pure, capitava, però non sono quelle merendine. Ragazzi. Erano le merendine di serie B, quelle lì per me. Adesso vedete alla fine di questa discesa come... Siete pronti? Non è che ho preso così tanta velocità. Mi spacco! Torte, al contrario. Io invece voglio questi. Si chiama così la... Sacher Torte. Davvero? Ragione, sì. Io ho sempre detto torta Sacher. Ci sono veramente torta Sacher, sì. Non sapevo. Cosa c'è, Liezar? Cosa succhi? Questi. Sempre? Il problema è che non ne esistono più. Guarda, ve li metto su qua. Quelli. Adesso apro e lo metto via qua. I corne... No, ah, solo le punte. Solo la punta. È vero che erano uscite queste cose. Il problema è che non li ho mai beccati. Sono falliti perché. Ma no, perdonami, però, Liezar. La punta di cioccolato deve essere il premio dopo aver mangiato tutto il No, però vuoi mettere come solo quelli? Come il Luke che ti mangi la liquirizia, che poi faccia. Vuoi mettere a mangiare solo quelli? Che bello. Non lo so, mi piace a me mangiare il pollice. Cosa ho fatto, Arcadia? Cosa ho detto? Fatemi rimettere. Ho urlato? Io adoravo il soldino da bambino. Vabbè, il soldino è una cioccolata. No, ma il cioccolato era merda. Faceva cagare. Era quella dei però... calendari. Però era bellissimo. Eh? Non mi sta dando dal vecchio? No, Ori, ti distruggo la vita. Il soldino non sa. Ma il soldino io lo mangiavo da piccolino, come no? Come il soldino? Ma non lo Ma scusa, i soldi. Ma tu dici i soldini di cioccolato? Riproduzione. Il soldino di cioccolato. No, la merendina è il soldino. Ah, no, quello lì, la merendina soldino era quella dei Pokémon, era. No, non è quella dei Pokémon, Moro. Era quella dei Pokémon ma... è la Mr. Day. Quello che dici tu, Moro, è la Mr. Ah, vabbè, ma il soldino esteticamente era effettivamente la Mr. Day proprio. Era la buona, Mr. Day, prima... c'era cioè, la Mr. Day, cagone. Quella dei Pokémon, era il soldino, ma brandizzato dei Pokémon. No, l'ho mai mangiato il soldino, allora. Ma no, mi fa fame, però, vederlo così. No, insomma. Sì. No, non giovani, ma sì. Guarda che da un sacco che non lo fanno più, eh. Infatti hanno fatto l'edizione speciale quest'anno che la paghi un po' con dietro lo so, con la scatola speciale. Adesso devo rimettere tutto a posto io qui, ragazzi, mi spacco. Ma io voglio il Winner Taco, non l'ho mangiato quando l'hanno riportato. Ori, cosa stai facendo? Io direi che non questa, c'è più Winner Taco, questa no, Marco, era una cazzata quella che hanno rifatto. Ma io non ho fatto il tempo a riprovarlo. Non costava 2,50€, un cazzo di gelato. Era. Non l'ho mangiato, vabbè. Marco, chi tardi arriva male alloggia, eh? Lo so, ho visto. Amici, comunque. No, non è vero che era una merda il Winner Taco, no, ma dai, esagerati, mamma mia. Magari comunque, non mi piace un po' la consistenza, ma... Domani mattina, ragazzi, partiamo sempre alle 11 e finiamo il The Ring. Domani siete oggi, scusate. Domani finalone, finalonissimo. E poi FIFA. No, niente copium, finalone FIFA. Domani e poi FIFA la sera. FIFA la sera, esatto. Sera FIFA, preparatevi, scende in campo Achille Laureo. Scende in campo con Lotti. Non è vero? Perché no, l'anno prossimo fai Achille Laureo. No, non faccio Achille Laureo. Ma si può fare il colore della pelle grigio? Puoi sistemarlo. Ci sono vari tipi, varie tonalità. Quindi ma non credo ci sia grigio comunque. Grigio magari. Boh, altrimenti avremmo visto un sacco di gente fucsia e robe del genere. Sì, no, sono tutte fatte. Amici, domani è The Ring col volante. Aspetta, chi raidiamo? Raidiamo. Vediamo un po' chi c'è. Raidiamo, ragazzi, ve lo dico io chi. Questa volta decido io. Ormai ora parlo io. Marco, sempre tu, Marco, decidi tutto, eh. Effettivamente sempre io. No, non lo so, ragazzi, fate voi, non so. Ah. Vedi, io tanto se raido io, raidiamo sempre i soli. C'è Lino stasera. Ma che cazzo? Lino c'è, ormai. Lino.
Sono tutti su Rust. Sono, sono detonato Twitchland. Ma che palle. Andiamo. Cioè, sono tornati su oggi, ragazzi, su Twitchland quelli più famosi. Poi non so da quanto tempo l'hanno riaperto. Chi vediamo quindi? Non è da Lino che stasera in Lives che recupera. Sta facendo The Closing Sheet. Ottimo, ottimo gusto, ottimo gusto. Amici, ci vediamo domani mattina. Sveglia presto per poi arrivare alle 11, che è un po' più tardi. Belli freschi comunque. Ciao belli. Ciao, ciao amici. Ciao, 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 ciao.